Undicesima giornata, si affrontano Tolentino e San Nicolò Notaresco, ovvero terz'ultima e penultima formazione del girone, una gara fondamentale per il futuro di entrambi le compagini. Tolentino, che deve fare a meno di ben quattro giocatori, dell'intera coppia d'attacco Vitello e Alagia, e del portiere Moro e del centrocampista Tankovic, giocatori quest'ultimi con cui la società Cremisi ha rescisso il contratto. Sul fronte abruzzese invece mister Tiziano De Padre non può disporre delle prestazioni di Graunberger e Sadai. Vista quindi l'indisponibilità del reparto offensivo, mister Maurizio Mattoni schiera come ultimo uomo avanzato Davide Moscati, supportato più indietro da Tizzi e Adordi. Linea difensiva e di centrocampo con quattro uomini per reparto e ben sei under dal primo minuto, compreso Edoardo Mengani, reduce da un lungo stop. Più corta la squadra ospite, schierata con un 3-5-2, in avanti Bernasconi e Forcini e chiave di regia della squadra affidate al 39enne capitano Alessandro Bruno. Il primo tentativo è proprio della squadra di casa, nemmeno due giri di orologio, che Marcelli prova la stoccata da fuori area e in due tempi e con qualche brivido Sciba riesce a far suo il pallone. Si gioca su un campo pesante per la pioggia caduta nelle ultime ore e tutto ciò ne va a discapito dello spettacolo. La prima azione degna di nota dai rossoblu abruzzesi al 22esimo, tiro da fermo dalla propria tre quarti, Scognamiglio vede il numero uno Cremisi fuori dai propri pari, spedisce verso la porta dei padroni di casa e Giorgi riesce in qualche maniera a smanacciare e a rifugiarsi in angolo. Dallo stesso angolo Gelsi cerca la testa di Campestre, la cui inzuccata finisce di poco al lato. Tre minuti più tardi ancora una nuova conclusione di testa di Campestre e palla ancora al lato. Sempre con azione che inizia con un calcio piazzato al 31esimo per i padroni di casa, si cerca la testa di Adorni che non trova il bersaglio giusto. Nel primo dei tre minuti di recupero, Salvatelli tocca il pallone con un braccio e pertanto il direttore di gara indica immediatamente il dischetto. Dai 11 metri Gelsi contro Giorgi, palla sull'angolo destro del portiere di casa che riesce a respingere e si rimane pertanto sullo 0-0. Nessun cambio nella ripresa, rimangono in campo i medesimi del primo tempo, squadra ospite più dinamica e più concreta sin dai primi istanti. Al sesto, incursione di Badan sulla sinistra, entra in area e Giorgi si immola e salva. Al settimo di gioco, punizione rosso-blu, primo tentativo di Cughi, respinge il portiere di casa, l'azione continua con il possesso palla ospite e dal secondo tentativo Cughi supera il portiere Cremisi, 1-0. La formazione di casa cerca di scuotersi intorno al 12esimo minuto, Marcelli apre per Mengani, la cui conclusione viene deviata in angolo da Sciba. Dal susseguente tiro dalla bandierina inzuccata di Adorni, ma il numero uno ospite risponde presente. Nonostante le tante sostituzioni, la squadra Cremisi si porta in avanti con lunghi lanci a scavalcare il centrocampo ospite, ma senza costrutto. Al 36esimo, dalla tre quarti, calcio piazzato di Cicconetti, testa di Nacciariti che finisce sul fondo. Al 47esimo, i padroni di casa reclamano per un fallo di mano in aria ospite, ma l'arbitro è irremovibile. Ultimo sussulto nel terzo minuto di recupero, dalla destra di Tizzi pennella per la corrente Lattanzi, che però perde il tempo giusto arrivando in ritardo sul pallone. Si chiude quindi con il successo ospite che torna alla vittoria dopo la prima di campionato contro il Matese e per il Tolentino invece settimo stop consecutivo e vittoria che manca tra le mura amiche dal lontano 10 aprile.